Marco Polo e il suo viaggio in Oriente, dalla Cina medievale fino al centro storico di Feltre, che seguendo nei passi intratterrà il pubblico dal 27 al 30 giugno. Questa è la nuova edizione della Mostra dell'Artigianato Artistico e Tradizionale. L'obiettivo, lo stesso delle passate 37 edizioni, è quello di dare spazio alla creatività e alla storia della città, collaborando anche con artigiani provenienti da tutta Italia. Le strade, le case, i palazzi cinquecenteschi, Feltre aprirà le sue porte al pubblico per incantarlo con abilità e saperi locali. Quest'anno, a 700 anni dalla morte del celebre viaggiatore veneziano, il programma si arricchisce e lo omaggia con la mostra Le stanze delle meraviglie, viaggio nelle terre di Marco Polo. È l'occasione per conoscere nuove realtà, come il ricamo delle donne iraniane, oppure per rievocare la tradizione della Repubblica di Venezia all'interno di Palazzo Guarnieri. Tutta una serie di iniziative con la città di Venezia, con l'Iran e con altre cose di questo tipo. Arriverà anche una San Pierotta direttamente da Venezia e verrà parcheggiata temporaneamente in Piazza Maggiore. Una preparazione di mesi per arrivare ad un programma innovativo che quest'anno raccoglie la mostra all'interno delle mura del centro. C'è sempre questo collegamento anche con le altre realtà storiche come Venezia, eccetera, e soprattutto la valorizzazione di quelle che sono le nostre caratteristiche, che però vanno ad essere in sinergia con una cultura che è vista chiaramente in modo più ampio. 4 giorni, da giovedì 27 a domenica 30, ricchi di appuntamenti. Sabato la serata di concerto di musica jazz e domenica ritornano i premi, come quello in memoria di Carlo Rizzarda e quello per il vincitore del concorso di forgiatura. Continua il supporto degli enti e dei privati per un evento capace di promuovere il territorio attraverso i suoi più fini prodotti. Non solo una tradizionale festa d'inizio estate, ma anche una mostra che elogia il saper fare e lo tramanda alle nuove generazioni.